Ed ecco finalmente il messaggio: non è possibile eseguire Windows 10 in questo PC, che in realtà non è vero perché lo sta eseguendo benissimo, però praticamente è impossibile aggiornare la partizione riservata del sistema operativo. Vediamo se possiamo risolverlo. Partizione riservata è inferiore a 100 MB perché questo hard disk SSD è stato clonato da un hard disk tradizionale più grande, quindi la partizione riservata me l'ha fatta in proporzione più piccola, una sessantina di MB, e non è sufficiente, perlomeno è stato sufficiente parecchie volte per aggiornare, ma è già da un po' di tempo che non riesco più a aggiornare, quindi basterebbe allargare questa un sacco di spazio, cioè servirebbero pochi MB, poche decine di MB. Però non è possibile aggiornare perché dopo questa partizione riservata, Microsoft ha pensato bene di metterci un altro bel 16 MB che non si possono spostare in nessun modo e quindi non posso allargare la mia partizioncina. Quindi vediamo di seguire queste istruzioni che mi sono preso da un video generico che parlava semplicemente di allargare partizioni di cui vi lascerò il link in descrizione. Le istruzioni le ho scritte su questo file di testo. Allora, prima roba, queste qua sono cose un po' delicate, quindi fate il backup completo del disco se dovete fare una cosa del genere, perché se qualcosa va storto perdete tutti i dati, quindi o perlomeno potete perdere l'avvio del sistema operativo. Quindi io ad esempio ho clonato il mio hard disk SSD su un altro SSD collegato via USB e lavorerò sul clone non toccando l'hard disk SSD su cui gira questo sistema operativo. Quindi vediamo di vedere intanto come è messo l'hard disk per capire cos'è che bisogna fare. Ho fatto partire il gestore disco e allora si vede questo disco che è il clone del disco originale, è un disco però più grande, un SSD di 500 MB, quello originale era un SSD da 250 e comunque presenta con lo stesso problema perché facendo il clone ho questa partizione troppo piccola, 65 MB di partizione sistema ECU. Potrei allargarla, vedete che fa un sacco di spazio libero. Mi basterebbero 10-100 MB, mentre qua ho 400 GB, quindi non c'è problema di spazio. Il problema è che non posso allargare perché poi in mezzo, anche se non si vede, per uno e l'altro ci sono 16 MB di un'altra partizione riservata al sistema. Quindi cercherò di creare uno spazio libero di, ad esempio, 100 MB all'inizio del disco C. Eliminerò la partizione da 16 e poi unirò i 100 MB con i 65, in questo modo però spazio più che sufficiente per fare gli aggiornamenti di Windows 10. Ho creato lo spazio di 100 MB facendo riduci volume e scegliendo la dimensione di 100 MB. Il problema è che adesso lo spazio destro devo spostarlo sul sinistro per poterlo unire ai 65 MB. Quindi utilizzo MinTools Partition Wizard. Ecco, ho avviato MinTools Partition Wizard e abbiamo tutte le partizioni di questo disco. E qua vediamo che sono 16 MB che mi dà fastidio. La parte principale del disco C e 100 MB che arriverà alla fine. Ora dovrei spostare questi 100 MB all'inizio e togliere i 16 MB. Proviamo a eliminare questa partizione. Ah, ok, adesso me la dà come memoria non allocata, quindi la partizione è stata eliminata. Potrei già unire i 16 ai 64, quindi vorrei un po' più spazio, ci vogliono almeno 100 MB, quindi sposto questi 100 più questi 64 e 264, sarebbe più che sufficiente. Però devo spostare appunto questi 100 MB prima.
posso farlo spostando il disco C sulla destra, quindi ho questo spazio non allocato, tutto sempre di qua. Andiamo a vedere se si riesce, sposta la dimensione, ecco, io posso spostarlo alla fine, vedete. Qua lo spazio è talmente piccolo perché lo spostamento grafico è piccolo, però con quel c'è che lo spazio allocato dopo sarebbe 0, lo spazio allocato prima sarebbe 0,11 GB, che sono 1100 MB. Faccio ok, è perfetto, 100 MB sono andato, se invece ci diventa 116, questo è solo una preview, adesso devo però applicare queste modifiche sperando che tutto vada bene. Io ho comunque, come ho detto molto importante, un altro disco che con tutto questo, per cui se dovesse andare male rimonto l'altro. Vediamo tutti i programmi e applicazioni. Adesso ho anche esempio Google Chrome, che lo chiudo subito. Ho blocco note con queste istruzioni. Ok, provo e chiudo, ora dei programmi di registrazione che cambiano la registrazione, posso chiudere anche questo. Ho dovuto riavviare il PC e mi ha fatto questo spostamento, perché il disco C ovviamente era in uso. Quindi riavviando mi ha fatto questo spostamento e si è riavviato. Cioè, per sicurezza lo riavvio per vedere se hanno messo insieme le due lettere, la prima di registrazione. E poi aggiungo il numero di segno 165 con il 165 e il 116. Ora lo riavvio. Il sistema si è arrivato senza problemi anche in tempo molto breve, quindi ho allargare lo spazio perché però lo spazio si mette sempre partizione che è la cosa che non viene più finale, lo spazio per poter creare la partizione chiusa non si sa bene in che modo, ormai è chiuso. Sposto la Quindi dimensione, ho lo spazio adesso vicino, quindi al posso fine unire questo controllo di 5 MB. Lo posso allargarmi a destra a 116 MB, facendo così non mi lascia fare, se uso un nodo protezione avanzata dati non mi fa lasciare 16 MB, vorremmo toglierlo sperando che questo filtro mi fa terminare tutto per lasciare rimanere anche 16 MB. Ok, adesso mi sposto 8, 9, 10, 11, 16,08, che dovrebbe essere sufficiente per acquistare appunto 16. Qua era 15 MB, quindi non è. Ok. Perfetto, quindi non è cambiata la dimensione del grafico, però sono cambiati i valori. 164 MB, che sarebbero più che sufficienti per fare quello che serve, cioè aggiornare Windows 10, e questi 16 MB abbondanti sono diventati 17 che posso utilizzare per eventualmente metterci prima di dare 16 MB di un altro. Applica, speriamo di. Vediamo come sono tutti i programmi. Modifica fatta al volo, un nuovo secondo, e adesso ho la configurazione che volevo. Bisogna vedere se è riavviabile, perché l'ho già fatto prima un'altra volta, però funzionava in maniera un po' diversa. Vediamo se questa volta funziona. Ora ha funzionato, è ripartito, ora sono nel dubbio se ripristinare o meno la partizione da 16 MB, perché funziona lo stesso. E adesso vediamo se riesce finalmente ad aggiornare Windows 10, perché prima c'era troppo poco spazio in questa posizione qua. Bene, verifico la disponibilità aggiornamenti per vedere se la modifica con partizione mi fa aggiornare. L'aggiornamento non è stato fatto, l'ultimo controllo ieri, ok, verifica disponibilità aggiornamenti, sicuramente c'è perché non riuscivo ad aggiornare, già da 6 mesi circa. Per dispositivi mancano importanti correzioni di sicurezza e qualità. Vediamo se mi fa fare questo feedback aggiornamento. Ora mi dice di riavviare, vediamo.
L'aggiornamento è dato buon fine, quindi ho raggiunto lo scopo. Non so se si può andare avanti senza quei 16 mega che Windows 10 mette di default. Quindi sono tentato di ricreare la partizione. Vediamo se facendo, visto che ho comunque un hard disk di backup, posso tentare di fare la partizione e non che vada. Ho utilizzato vecchi per fare tutta la procedura. No, bisogna sempre partire dal comando, quindi cmd, ho dei comandi, quindi dopo il def esegui con l'amministratore. Sì, disparta. Posso vedere ad esempio lì partition per vedere le partizioni. Non fare sempre il taglio selezionare disco, quindi se non voglio fare disco, disco. Ecco, se ne ho uno solo, perché non l'ho fatto, che dobbiamo fare lo stesso, select, seleziona disco. Si prende il disco, adesso quindi faccio select partition sulle partizioni, perfetto, sistema da 1, primario, eccetera. Quindi ci manca 16 giga, 16 scusate, megabyte, che posso farlo con questo comando create partition msr size 16, quindi creo una partizione MSR con una dimensione di 16 megabyte. Creato, quindi adesso abbiamo fatto fare la lista delle partizioni, list partition, e abbiamo la partizione 5 subito dopo questo, quindi vorrei essere qua 164, 16, 463, eccetera. Questo non sono di ripristino, non di ripristino, non create da me, ma create penso da 10. Bene, adesso posso provare a uscire da qua. E vedere se questa nuova partizione è visibile anche, penso sia visibile anche da qua, bisognerà aggiornare con F5 per esempio, perfetto, da altro 16 megabyte, quindi adesso direi che andiamo molto bene. L'unica cosa è che adesso vedere se questa nuova partizione si fa arrivare con più. Bene, si è avviato senza problemi, quindi penso proprio di aver risolto. Nel dubbio terrò ancora il disco di backup, il disco che poi ho su tutto, se dovessi tentarsi nei prossimi giorni. Ricapitolo velocemente i passaggi fatti, non è stato semplice, diciamo. Quindi dal disco C ho ricavato lo spazio sulla destra di 100 MB, l'ho spostato alla sua sinistra, ho cancellato la partizione da 16 MB, a questo punto avevo un blocco qua libero di 116 MB. Ho aggiunto 100 MB a quello che avevo nella partizione ESP e quindi sono rimasti 16 circa MB liberi, non allocati. E a questo punto è stato possibile utilizzare il computer e anche fare l'aggiornamento perché ho raggiunto lo spazio superiore a 100 MB che prima non c'era. Poi, per ultimo, ho formattato, diciamo che ho creato questa partizione con il comando che avete visto, che posso andare a farmi vedere. Col comando ho creato di nuovo la partizione di 16 MB, partizione riservata. Ora sono nella condizione in cui volevo arrivare e spero che funzioni bene, ci sia bene. Visto che su internet non ho trovato, tranne il video
generico, cioè che non è relativo al problema di aggiornamento, non ho trovato, quindi io penso che questo in merito, cioè per risolvere questo problema della non aggiornamento di Linux dovuto allo spazio scarso nella partizione riservata, penso che possa essere utile a caricare questo problema. Ovviamente c'è da andare con le molle perché sono operazioni piuttosto rischiose e quindi è obbligatorio fare prima un backup completo o il tuo forma di clone del disco iniziale, così poi informarmi se qualcuno mi fa perdere, se qualcosa va fuori. Ciao, un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video.